Ultima puntata e siamo tristissimi. È la 46esima puntata. Pensate che sforzo imprenditoriale da parte mia, da parte di Pezzoni Music, da parte delle edizioni SA Project. Quest'anno 46 puntate e non sono, sono veramente tante. Vado a salutare immediatamente, prima di salutare il mio pubblico, Mario da Gragnano, in provincia di Napoli, che ci ringrazia dicendo che facciamo bellissima musica, ci segue ogni settimana. Ciao a tutti amici di Fisarmonicando, come detto, ultima puntata del nostro format, nato, lo ricorderò sempre, nel 2004, giunto alla 12ª stagione, grazie a un amico, Dino Crocco, che vado come sempre a salutare. Il nostro staff completo, che poi conoscerete alla fine, il nostro Giorgino, il nostro Marco, il nostro Michael, la nostra Monica e il nostro Tiziano. Io sono by Marco Fisarmoniche, costruttore di strumenti artigianali in quel di Stradella, la mia sede, la sede della by Marco Fisarmoniche è la ditta Ex Lucchini, in via Martiri Partigiani al numero 34. Io sono stato per tantissimi anni l'accordatore della Fratelli Crosio, della Della Pè, una parte dall'amico Elvezio Stocco, 10 anni a Lucchini e poi finalmente nel 2000 è nata la by Marco. I migliori fisarmonicisti italiani usano il mio prodotto esclusivamente artigianale. Fisarmonicando, format di 90 minuti che venendo in tutta Italia, anche in streaming web TV, sul canale YouTube, su okitalia.tv, addirittura da qualche settimana anche sul vostro cellulare scaricando l'app store ok.tv, insomma siamo in questo momento in tutto il mondo, naturalmente oltre altre televisioni regionali che ci mandano in onda in prima serata e anche in replica. Partiamo immediatamente dopo Cordionist, sigla di Fisarmonicando girata interamente nel Teatro Sociale di Stradella, quindi vado come sempre a ringraziare il mio carissimo amico Pierre, il sindaco di Stradella, e tutti coloro che ci hanno dato l'opportunità di registrare appunto la sigla, la nuova sigla di Fisarmonicando, vi ricordo quella vecchia, la grande regina di Daniele Ronda. Iniziamo ad accontentare le richieste musicali, arriva il grande Emanuele Rastelli con il Carnevale di Venezia, poi ci spostiamo in Emilia Romagna con Daniele Donadelli, un valzer storico dal titolo Brioso, e poi non può mancare lei, colei che... La presenza femminile che mi ha accompagnato per un anno qui a Fisarmonicando, la nostra Lellina Antonella con lui. Ci vediamo dopo, Fisarmonicando, ultima puntata con by Marco e purtroppo il nostro Sandrino, il Lero e la Lotta, anche quest'oggi è in tournée con Daniele Ronda, ma è la sua professione. Ciao Sandro. I'm sorry.
Thank you.
Ci siamo, scusate, ma i messaggi sono sempre tanti. Complimenti da Franco, Walter Losi è in programma. Noi abbiamo dei video vecchi, purtroppo, di Walter, e abbiamo un piccolo problema di audio. Quindi, Walterone, Gigi Chiappin, manda qui a Stradella i video del Walterone Losi, grande fisarmonicista, che noi, naturalmente, che verranno mandati in onda, quindi programmati. Sono Salvatore, siete bravissimi, mandatemi l'orario della trasmissione, ci stai vedendo in questo momento, settimanale alle ore 21, come del resto in tutte le altre emittenti regionali. In questo momento noi siamo in onda in tutta Italia, quindi appuntamento settimanale dalle 21 alle 22:30, ok? Ne facciamo un'altra. Per cortesia, il Calabrone, se fosse Sandro, Giorgio qua, navigherebbe. Il Calabrone, siamo di Udine, siete bravissimi, mandi, perché si saluta così, vero? Mandi, salutiamo tutti gli amici di Udine, abbiamo anche un emittente che ci manda in onda, quindi seguiteci. Buonasera, sono Anna Maria, ho visto questo canale per caso, prima si vedeva un canale Italia, possiamo anche dirlo, ora ci siamo noi e a lei fa molto piacere, chiede una polca, grazie se rispondete, ti accontenteremo. Arriva Leandro con Viola e poi Ivan Porta con una polca, quindi ti abbiamo accontentato, su con la vita.
Ciao, ciao, ci siamo. Insomma, dobbiamo cercare di accontentarvi. Vorrei sentire Speranze perdute, grazie da Giovanni. Allora, voglio dire una cosa, i motivi, Anna, comparsita, Speranze perdute, insomma, sono un po' il volo del Calabrone, la Ciarda, capisco che sono motivi conosciutissimi, però noi dobbiamo anche cercare di fare altro, visto che dobbiamo proporre anche i brani dei fisarmonicisti italiani, quindi cercheremo come sempre di accontentarvi gradatamente, ok? Quindi vi ringraziamo veramente, ma continuate comunque a richiedere i vostri motivi. Addirittura, Giorgio, ci hanno chiesto i Pink Floyd. Potremmo magari un giorno. Vorrei sentire il Saltarello, sono Stefano da Carpineto Romano. Ciao ragazzi. Buonasera, è possibile, e qui ci vorrebbe Sandro a leggere, sai quando comincia a leggere, aspetta un attimo, una canzone degli Alpini, chiamano da Asti, vabbè vediamo se è possibile. Dunque sono interessata ai 6 CD, per i CD chiamano 0385 40501 oppure il 333 53 33 53 39 936, numeri che vedi in sovraimpressione, oppure quello sotto pancia per gli SMS. Ne facciamo un altro, sono tantissimi, mamma mia. L'amico Aldo, che andiamo a salutare insieme a tutta la famiglia, grazie Aldo per averci seguito insieme alla mamma, al papà e alla nonna, insieme a tutti voi, un bacio a tutta la Calabria e ci ritroveremo naturalmente il prossimo anno. Adesso andiamo in musica, correva l'anno, 1970. I Didi che incisero, penso, un brano indelebile, L'isola di Wight. Ce l'ascoltiamo, Giorgio? Questa? Dunque, 46 anni fa. Eri giovane, all'epoca? Eri un ventenne. E poi arriva Marco Porro con un classico dal titolo La Milonga. Non abbandonateci perché è l'ultima puntata e al termine faremo i saluti insieme a tutta la banda di Fisarmonica. Oh,
da fare. Fra divise due giacche lunghe di lame, ho visto te, miraggio bianco intorno a me. Sai cos'è l'isola Kauai? Sola di chi ha
Rientrati a Fisarmonicando, ecco la by Marco, signature. Perché signature? Perché questi sono pezzi unici che noi abbiamo creato. Perché abbiamo creato questo modello? Perché la by Marco festeggia i 40 anni, Marco Cajada più che altro, più che la by Marco, il sottoscritto, festeggia 40 anni di attività, 40 anni di la mia professione, quella di accordatore. Sono stato l'accordatore della Fratelli Croce, della Pe, Stocco, Lucchini e poi è nata la by Marco. Questo è il primo modello, nato nel marzo del 2000, il modello Bagnasco, lo abbiamo ripreso e per questo 40esimo anno abbiamo fatto un restyling ed è nato questo bellissimo strumento verniciato. Potete avere qualsiasi colore a richiesta e qualsiasi sfumatura. Come fare? 0385 40 501 333 53 39936 oppure www.fisarmonicabymarco.it. Andiamo, continuiamo con i saluti. L'amico da Bologna ci richiede Casadei, ci fa i complimenti. Ciao, gentilissimo, vorrei sentire un tango di Atos Bassissi. Ciao Katia, complimenti, siete bravissimi. Ha acquistato i CD. E ha detto che sono bellissimi. Ada da Biella, continuiamo. Saluti da Fossombrone. Dov'è Fossombrone? Non lo so. Fossombrone, sinceramente, vi guardo sempre, aspetto i vostri saluti, siete fantastici. Saluti fatti, ciao. Facciamo un'altra. Grazie per le belle emozioni che ci regalate con la mitica fisarmonica. Anna e famiglia da La Spezia. Arriva Paolo Bagnasco. Una richiesta, la bellissima Tarantella per gli amici della campagna, poi andiamo in fascia pubblicitaria e poi la prima richiesta di Lolla Lera. Correva l'anno 1976, arriva Umberto Tozzi con Donna Amante Mia. Sì signora, sì. Allora le spiego subito, per acquistare i CD noi li spediamo in contrassegno,
le arriveranno in casa 6 CD, uno lo regaliamo noi naturalmente e paghiamo le spedizioni postali, sono 6 CD, il tutto a 50 euro, quindi uno ve lo mangiamo noi, paghiamo noi le spedizioni postali e riceverà a casa 6 CD. Eccoli qua, abbiamo Fisarmonicando 6, Fisarmonicando 5, Fisarmonicando Classic, abbiamo Riccardo Ambrogini, abbiamo il duo Barbera, abbiamo Samuel Rossi, abbiamo Enrico Traverso, il tutto, signora, lo ripeto, 50 euro, un CD noi lo regaliamo, quindi è in omaggio, e noi pagheremo le spese postali, Fisarmonicando, eccolo qua, Enrico Traverso, Fisarmonicando 5, il duo Barbera e Riccardo Ambrogini, quindi 6 CD in tutta Italia, e la spedizione la paghiamo noi e riceverete in contrassegno questi 6 CD. Perché questo? Per far sì che Fisarmonicando continui a vivere. L'unico introito pubblicitario che noi abbiamo è appunto la vendita di questi 6 CD per un piccolissimo utile che ci daranno l'opportunità di continuare a vivere, di far sì che Fisarmonicando vada in onda in tutta Italia. Come fare? Chiami il 333-5339-936, il numero che lei vede in sovrappressione, oppure quello dello spot dei CD, e noi nell'arco di 48 ore spediremo questi 6 CD. Ok? La ringrazio e le mando un bacio. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli da ascoltare e da suonare sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche in via Martiri Partigiani 34 a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. La regina. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni, interventi in negozio a domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Fisarmonicando. Germoglio, pelle di velluto, non ti sveglio io con il freddo della brina, penseresti ad un addio. Vado solo a prendere i vestiti e ad uccidere il passato, ora ci sei tu. Donna amante mia, donna poesia, scoiattolo impaurito ti scaldai e dal mattino tu eri donna. Com'è difficile spiegare a una donna la sua parte,
quando tu la vuoi lasciare. Lei mi sfiora il corpo e dentro muore, com'è triste far l'amore se non è con te. Quanto mi manchi Sandro, quanto mi manchi Sandro Lario, che sta lavorando tantissimo insieme a Daliene Ronda. Vi abbraccio veramente forte, 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 spero di ritrovarvi, carissimi amici, il prossimo anno insieme a Giorgio, insieme a Marco, insieme a Monica, insieme a Tiziano, insieme a Riccardo Ambrogini, Paolo Bagnasco, insomma tutto lo staff, Alex Villani, avremo dei graditissimi ospiti, cambieremo un po' la formula, insomma ci inventeremo qualcosa come ogni anno. Andiamo in musica, anzi voglio ricordarvi una cosa molto importante prima, il 23 d'agosto, appuntamentone, Bedogna, provincia di Parma, Fisarmonica sotto le stelle, 20° anno, e il nostro amico Paolo Bertoli ha creato qualcosa veramente di fantastico, innanzitutto una scenografia con delle fontane danzanti, quindi scenografia fantastica, ma la cosa unica direi, questi 20 grandi fisarmonicisti a livello nazionale, i migliori, che rappresenteranno le aziende di fisarmoniche. Per quanto riguarda la Baimarco, accordionist, quindi Paolo Bagnasco, Riccardo Ambrogini, Totò Grimaldi proporranno in live appunto questa sigla e proporranno un brano a testa. E per l'ennesima volta un artista baimarco verrà premiato alla carriera. Pensate, in 20 anni di Fisarmonica sotto le stelle, 15 artisti sono dello staff baimarco e quindi per noi è una grandissima soddisfazione. Non mancate il 23 di agosto a Bedogna in provincia di Parma, a Fisarmonica sotto le stelle da Paolo Bertoli, con tutti i costruttori di fisarmoniche e i migliori fisarmonicisti italiani. Andiamo in Sicilia, arriva Giuseppe Santamaria con Circomania e poi Lucas Bardella con un bellissimo valzer classico storico dal titolo Zerbino. A dopo.
dicessero: con sto clarinetto sei un leone o una pantera. Mania ai nostri piatti, manca la fisarmonica. Music in Box. Che tu sia artista, promoter o agenzia, nel concerto live trovi l'occasione unica per aggregare in musica il tuo pubblico. Music in Box garantisce al musicista la miglior performance e al pubblico un grande show. Music in Box. Progettazione, allestimento e noleggio di sistemi audio, strutture illuminotecniche, palchi modulari, coperture e strutture in americana. Music in Box.
Per info e contatti 339-6967-488 oppure 347-8756-776. www.musicinbox.it. Mail info@musicinbox.it. Music in Box. Fisarmonicando. Siamo tornati in diretta per l'ultima puntata di Fisarmonicando. Non abbandonateci perché alla fine avremo i saluti. Abbiamo preparato un RVM per tutti voi. L'accordatore di Brindisi mi fa i complimenti per il suono delle mie fisarmoniche, detto da un esperto, quindi andate da questo accordatore, bravissimo, dalla provincia di Brindisi. Sono Milena da Castello Arquato, Piacenza, vorrei ascoltare Paolo Bertoli, complimenti e buona serata. Vado velocissimo. Ciao a tutti, sono Silvio da Barcellona, Pozzo di Gotto, seguace di Giuseppe Santamaria di Fisarmonicando. Tutto quello che suonate va bene, un abbraccio a tutto lo staff, grazie. Vediamo un po', ancora. Ciao Marco, sono Antonella dalla Sardegna, siete bravissimi, complimenti, un bacio a Marco, bene. Ciao ragazzi, sono estasiata dalla vostra musica, mi fate ascoltare un bel tango. Baci Luisa da Firenze, ciao Luisa, andiamo avanti. L'amica Michela da Cigliano in provincia di Vercelli ci saluta, ciao ciao ciao. Vediamo un po', andiamo avanti. Ciao Marco, sono Umberto da Ravenna, mi fai sentire un bel tango suonato da un grande fisarmonicista, tutti bravi fisarmonicisti qui a Fisarmonicando. Vorremmo sentire un altro tango, va bene, andiamo avanti, li faccio tutti. Il signore dice meno chiacchiere e più fisarmonica. Va bene, ok, rispettiamo la tua idea. Ciao da Sant'Agata, poi andiamo avanti. L'amico ha prenotato da Lucca i CD che arriveranno. Ma chi sono le vostre fisarmoniche? Hanno l'artrite nella mano sinistra perché non suonano i bassi, non hanno l'artrite, suonano con le basi musicali. Mi piace tanto questa musica, l'ho scoperta ora. Ciao da Roma, complimenti per le fisarmoniche by Marco, siete bravissimi. Vado avanti, un saluto speciale da Angelo in provincia di Pisa, complimenti per la trasmissione, potrete mettermi la canzone Filomena, Francesco da Rometta. Non abbiamo scelto Filomena, ma un altro brano storico di By Marco e Sandro Ollario. Per il momento arriva Gianni Morandi, un motivo del 1970 con Occhi di ragazza, poi Paolo Bertoli a richiesta con Vittorio Winner e poi Sandro Ollario e By Marco con un brano storico, è stato per tantissimi anni la sigla di Fisarmonicando in quel di Telecity, alla vecchia maniera. Ci vediamo dopo. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che mi aspettano. Occhi di ragazza, se li guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte nella notte, nei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Il loro un giorno scoprirò quello che tu nasconderai. Occhi di ragazza, questo viaggio
prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere in fondo. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Thank you.
Tutto è pronto, comincia la festa. Quattro amici e un po' d'allegria. La chitarra e la fisa che suona. Quattro salti in compagnia. Basta poco per fare baldoria. Questa sera dimentica i guai. Presto corri, non farti pregare. Scendi in pista a ballare con noi. Alla vecchia maniera. Per voi canto stasera. Con salame Barbera. Che gran festa sarà. Le canzoni alla buona. Per la gente sincera. Canto e suono per voi alla vecchia maniera. Questa sera dimentica i guai. Presto corri, non farti pregare. Scendi in pista a ballare con noi. Alla vecchia maniera. Per voi canto stasera. Con salame Barbera. Che gran festa sarà. Alla buona, per la gente sincera, canto e suono per voi, alla vecchia maniera. Eccoci qua, siamo giunti quasi al termine. Volevo ricordarvi che Fisarmonicando appunto è giunto all'ultima puntata, ma il nostro direttore proprio oggi mi ha chiamato dicendo che nel periodo estivo, quindi agosto e anche parte di settembre, Fisarmonicando andrà in onda ugualmente. Naturalmente non saremo in diretta, ma andranno in onda le repliche, quindi seguiteci ugualmente settimanalmente, perché Fisarmonicando praticamente va in onda 12 mesi all'anno, quindi per un anno intero. Grande soddisfazione, quindi un ringraziamento ancora una volta all'amico Diego Folloni. Avanti tutta, vi ricordo anche appunto che questa novità, che potrete seguire Fisarmonicando anche sul vostro cellulare scaricando l'App Store e cliccando ok.tv, in streaming in questo momento in tutto il mondo con www.okitalia.it. Se poi andate sul nostro canale YouTube vedete in diretta la puntata che sta andando in onda, ma tutte le puntate di Fisarmonicando dal 2009. Naturalmente avremo anche 1000 videoclips dei nostri fisarmonicisti, quindi tantissima, tantissima musica e poche chiacchiere. Arriva Renato dei Profeti, brano del 1968, Gli occhi verdi dell'amore, e poi Lorenzo Tundis con Cumbia Sentimental. Io camminavo nella notte, oramai non dormo più. Quando ho incontrato una ragazza che era sola come me.
aveva il viso di un bambino. Aveva tutto e sai perché? Aveva gli occhi dell'amore, verdi come due lacrime d'amore, grandi. Aveva gli occhi dell'amore, verdi. Mi innamorai di lei, lei di me. Abbiamo girato per le strade come rondini perdute. Abbiamo vissuto mille anni nello spazio di due ore. Quando il mattino ci ha svegliati, senza parlare l'ho baciata. Aveva gli occhi dell'amore, verdi, e l'ho baciata perché amo lei. Aveva gli occhi dell'amore, verdi. Mi innamorai di lei, mi innamorai di lei, di me. Lei di me. Credi, credi, aveva gli occhi
Ciao diretta, vabbè, tanto ormai è l'ultima puntata, possiamo anche, tanto peggio di così. Bene, l'ultima puntata di questa stagione, 46esima puntata, insieme a Bai Marco, insieme a Sandro Allario, insieme a Antonella, Riccardo Ambrogini, l'amico Domenico Cerri, insomma tanti amici, tanti fisarmonicisti. Pensate che, visto che il signore di prima diceva poche chiacchiere e tanta musica, quest'anno abbiamo mandato in onda 800 videoclip, e non sono pochi, 800 video. Quindi penso che abbiamo fatto tanta musica. Naturalmente dobbiamo anche pubblicizzare un po' le nostre attività per far sì che Fisarmonicando continui a vivere. Volevo ringraziare tutti voi, tutta Italia, tutti gli amici che ci hanno seguito in tutte le regioni italiane, coloro che hanno acquistato i CD e ci hanno dato la possibilità di continuare a vivere, a creare Fisarmonicando. Addirittura molte persone chiamavano e dicevano: io voglio CD perché Fisarmonicando deve continuare ad andare in onda. Quindi grazie di cuore. Tutti i direttori, Diego Folloni, i direttori delle emittenti private, quelle siciliane, quelle toscane, quelle del Friuli, insomma tutto il circuito di Fisarmonicando. Un ringraziamento particolare a Sandro Allario, il mio braccio destro, il mio carissimo amico, il nostro editore da tanti anni, fedele amico, e a Riccardo Ambrogini. Un saluto e un ringraziamento allo staff, a Giorgio Pezzoni, Pezzoni Music in quel di Stadella in via 26 Aprile, Marco Pezzoni, figlio di Giorgio, a mio figlio Michael che ha curato la regia con pazienza e professionalità, a Monica Gramegna che ci ha aiutato qui in studio, a Tiziano, un amico fedele che ci ha omaggiato del beveraggio, si dice così, quindi insomma lavorando bisogna anche rinfrescarsi ogni tanto. Non dico nient'altro, un saluto da Bai Marco, vi aspetto a Stradella in via Martiri Partigiani per acquistare e provare le mie fisarmoniche. Ora abbiamo preparato un RVM particolare insieme a tutti noi per i saluti. Grazie di cuore, vi vogliamo bene, seguiteci durante l'estate in replica e ad ottobre con la nuova stagione di Fisarmonicando. Ciao Italia, grazie di cuore. Dove le emozioni diventano vibrazioni, entra nel centro della musica la fisarmonica dei numero uno a Stradella. Per scegliere il meglio, la fisarmonica dei numero uno, semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Fisarmonicando.
Cristina s'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, sono sempre tra l'incudine e il martello. Ma poi tu sei spuntata alla finestra, oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Mi prepara anche la cena, oh yeah! E poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangio salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. In cucina vinci sempre tu, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Tu ci hai rubato il cuore con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena non ci amiamo, tu ci hai rubato il cuore con quel piatto di minestra, noi sappiamo cos'è l'amor.